Ciao a tutti, sono Tom, alias Monster of Justice. In questo nuovo video continuo la mia lotta contro il crimine, in particolare contro le borseggiatrici e i ladri di Milano. Prima di continuare però vi invito ad iscrivervi al mio canale, attivando la campanella di rendere notifiche. E mi raccomando, seguitemi anche su Instagram, in modo da rimanere sempre aggiornati sulle mie attività contro il crimine ed ingiustizia. Attenzione signori borseggiatrici, attenzione che sono delle borseggiatrici. Attenzione signori. Pickpockets! Borseggiatrici! Attenzione! Attenzione ladra! Attenzione che è una ladra! Borseggiatrici, occhio! Attenzione ladra! Occhio. Abbiamo individuato anche dei ladri. Infatti, bisogna sempre ricordarsi che non ci sono solo le borseggiatrici, ma anche borseggiatori. Poco dopo, però, abbiamo avvistato delle borseggiatrici, le stesse che abbiamo fermato poco prima. Erano ferme ad aspettare la metro e le abbiamo raggiunte. La gente che era intorno si è subito resa conto della presenza delle borseggiatrici. Ma guarda che ci sono tante persone disposte comunque a trovarvi un posto di lavoro. Voi avete detto di no a tutti. Voi avete detto di no a tutti, è una scelta vostra. Che telefono? Guarda dov'è il telefono, guarda dov'è il telefono. E qua il telefono? Se dopo la telefono a testa. Sì. Non minacciare. Perché ho paura di te? Perché tu lavori. Sì, ma lui lavora e non fa male a nessuno. Voi lavorate e fate del male a centinaia di persone ogni giorno, però. Perché tu lavori? Ma noi siamo contenti se vi trovate un lavoro e non rubate. Noi siamo contenti per voi, Il numero della Noi siamo contenti per voi, Questo no, questo no, mi misuro il battito del cuore. Questo non misuro, questo non fa il video. Questo non fa il video. Questa è un'armatura. Quella è l'armatura? Perché l'armatura? Per gli spacciatori. Per gli spacciatori. Che bello. Però non mi toccare. Sì, però non. Sono fatti miei se sono una ragazza o no. Io sono innamorata di te. Più peggio di borseggiatrici o i spacciatori? Eh no, noi no, non ammazziamo la gente. Credo che su di noi prendete i soldi. No, no, no. Sì. Non è, no. Quello sì, quello non lo so, gira sta voce. Quello sì, quello arabo alto che si filma. Quello sì. Io non lo so, io non prendo niente. Lui sicuramente no, ve lo posso confermare io. Tu e lei se pagano. No. A me pagano. Io vado a scuola, io non mi paga nessuno. Non va mai a scuola, tutte pagano la gente. No, lui va a scuola. Io vado a scuola seriamente. Io non so dove vivi. No, non sai dove vivo. Sì, sì. Non sai dove vivo. Dove vivo? Verrà un giorno quando tu vai a fare così. Ah! Sì, proprio. No, dai metro no, dai no, metro no. No, dai per favore. No cazzo, questa sigaretta no, perché no, io sono sensibile alle sigarette, esatto. Veramente, mi fa proprio fastidio. Ma anche le persone qua, poverini, ci sono gli anziani, ci sono i piccolini, dai. Ma poi anche per tuo figlio. Fai un favore al tuo bambino, metti già quella sigaretta. No, spegni la sigaretta. Spegni la sigaretta. C'è più possibilità che il bambino esca con delle patologie se fumi. Devi dire una roba però, l'altra volta. Può essere la tua mamma? Ne dubito, ma ne dubito. L'altra volta che mi hai cercato di tenere la roba cercando nei cestini, hai chiamato qualcuno. L'altra volta che eri con la tua amica, che tu eri calma ma l'altra invece era agitata. Quando? 2 settimane fa. Che cercavi la roba nei cestini per tirarmela contro, che ci ha fermato un poliziotto. Attenzione che è una borseggiatrice! No, non è vero, è una borseggiatrice, signore! È una borseggiatrice, signore! Attenzione! Il problema è che ruba, io giustamente l'ho fermata perché era pronta a derubare la gente. Non era pronta a derubare agli altri. Allontanati.
Bravo. Ok, ma lei è un poliziotto, oh, solo per sapere, ok, potete fare qualcosa perché... Ma si sa che ruba, però state lasciando andare via. Perché? Perché non voglio che rubi, ma poi quel poliziotto lì, quel poliziotto lì... Verrai un giorno quando vai a crescere poi più, facevamo bambini, puoi pensare qualcosa per noi, un giorno, verrai. Io, no. E a differenza... Tu sei ancora giovane, verrai sì. Quando sei bambini, che quando ce l'hai bambini, quando dice papà vuole mangiare, non c'è soldi. E io per mio figlio troverei un lavoro onesto, non andrei a rubare. Perché in Italia non si muore di fame. Ci sono tantissime associazioni di Caritas, di persone che possono aiutare. Vabbè, ma la domanda era, ma quel poliziotto lì era uno dei vostri, lo conoscevate? L'hai chiamato te? Quel poliziotto lì che mi ha fermato. Il poliziotto, non mio figlio. Questo no. Ma vedevo che chiamavi qualcuno, era uno dei vostri, non so se fidarmi però. Dopodiché, tornati in centrale, linea gialla, direzione San Donato, abbiamo notato la presenza di un ladro e l'abbiamo visto mettere la mano nella tasca posteriore dei pantaloni di una ragazza e l'abbiamo bloccato, consegnandolo infine alle autorità. Dopo aver parlato con un poliziotto, ci è venuto il dubbio che il soggetto fermato fosse un maniaco pervertito, invece che un ladro. Controlla se c'è qualcosa. Controlla. Chiama la polizia. Chiama la polizia. No, he's a pickpocket. You have to control if your bag is... He was touching my ass. No, you have to control if you have everything in your wallet, please. Mister, no, fermo. No, devi stare fermo. Devi stare fermo. Ha tutto nella borsa, deve controllare se c'è tutto. Sì, c'è tutto. Sicura? Cosa gli ha fatto? Cosa gli ha fatto? Ma he will touch your... Yeah, he's a pervert. Deve fare la denuncia, signora. No. Mi ha detto che lei si è sentita toccare dietro. Lei sta bene, sia tranquilla, conosciamo già. Questo già l'ho beccato anche l'altro. Questo soggetto qua è un soggetto pericoloso. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace e ricordatevi di iscrivervi al mio canale. Dal vostro amichevole Justice di quartiere. Al prossimo video!